Scanzi intanto finta la tripla, poi si prova a prendere il vantaggio. Andrea Scanzi. Cloud di sinistra, Chiappelli sotto ancora l'autobus, Tarik Aramage, sorpasso Cesena 7-6 a 5-0-2 dalla fine del primo quarto. La tecnica anche si faccia valere. Luca Benedetti, grande toppata di Tarik Aramage, ancora Palestio, ribalta il lato per Scanzi sotto, palla fuori Andrea Scanzi. Va Maccorti, Cesena intanto pappa in punta, è libero, mette sul palleggio per attaccare le ferro. L'assist per Gioacchino Chiappelli, grande giocata di Francesco Papa, che si prende anche il ringraziamento del compagno di squadra. Grande anche comunque l'assist di Francesco Papa, che ha tagliato la difesa di Rimini. Tira con Scanzi, ottimo il movimento di David Bergin, grande palla, splendido il servizio di Andrea Scanzi. E ora Scanzi su Moffa, palla che arriva sotto, c'è l'aiuto difensivo di David Bergin, lì non si passa, poi per Bergin prova a fare movimenti in area Papa, ma si arriva fuori da Emanuele Trapani, che semina il panico nella difesa riminese. Matteo Frassinetti a ricevere, palla per Perkic che va l'uno contro uno su Broglia, si libera a due punti. Mamma mia! Ma Tigers, Tiger sono gli spalti. Matteo Battisti prova, è splendido! Il tap-in di Gioacchino Chiappelli! Poi va da Matteo Battisti, circola palla ottimamente Chiappelli. Per Cesena! Magia di Chiappelli, entra dentro anche questa, ormai la resa per Rimini. Rossi, lui portare palle in questo momento per Cesena, cederla nelle mani di Marco Planezio. Lasci per Gioacchino Chiappelli, un canestro sontuoso a sigillare il match. Si muove palla senza mettere sul palleggio, lo fa ora Matteo Battisti, fuori per Scanzi che è libero. Andrea Scanzi! Scanzi apre per David Bergin, c'è un mismatch da prendersi, si gira, palla fuori ancora per Scanzi, da tre punti, Scanzi, mette dentro anche questa, ma che giocatore stasera Scanzi! Alte le percentuali questa sera dall'arco, 16-75, Scanzi, la spiega ancora il numero 16 bianconero! Adesso che è una sentenza, sino a questo momento, il barbuto giocatore dei Tigers. Un'altra cosa che sta lasciando il segno, Rimini nel terzo quarto ha tirato con 3 su 8 dal campo, ripeto 3 su 8. Scanzi su una chiappa in allontanamento, Andrea Scanzi, lo battezziamo già, è lui, l'MVP di questo mese. Tranquillamente, inflazionato il mio mamma mia, ma questa sera lasciatemelo dire, Scanzi è stato un'autentica ira di Dio. Per chi si punta sotto per il passo di Andrea Scanzi che lascia sul posto la mamma mia, strepitoso spettacolo. Andrea Scanzi continua a dettare legge in attacco e c'è inevitabile il time out di Massimo Bernardi sul 14 Tigers. Spettacolo al Carisport. Applausi a scena aperta per il re della partita, l'MVP in assoluto Andrea Scanzi, che lascia il campo con i suoi 21 punti. Sontuoso Andrea Scanzi qui al Carisport questa sera nel derby contro Rimini.